Grazie Presidente, colleghi e colleghe del Senato, rappresentanti del Governo. Intervengo in questa discussione con grande piacere per commentare il decreto recante misure urgenti per la crescita economica. Insieme al decreto sblocca cantieri, già approvato, questi sono i due provvedimenti con cui noi della maggioranza vogliamo rilanciare il percorso di sviluppo economico del nostro Paese. Noi della Lega abbiamo ben chiaro cosa serve al nostro Paese per un vero rilancio economico, ossia una riforma fiscale coraggiosa che preveda un taglio delle tasse serio, che permetta la ripresa dei consumi interni in modo da rianimare l'economia, rimettendo i soldi in circolazione. La recessione che più ci preoccupa è quella demografica. Il blocco delle nascite è il vero dramma del nostro Paese. Proprio perché il futuro dei nostri figli e dell'Italia viene prima dei vincoli decisi da altri, la riduzione delle tasse sarà il nostro obiettivo finale. Intanto, col decreto crescita, interveniamo sulle direttrici d'azione che riguardano, da un lato, il potenziamento degli investimenti pubblici e privati e, dall'altro, l'implementazione degli incentivi e degli sgravi fiscali alle imprese e ai cittadini, compreso il potenziamento della tutela del Made in Italy. Tra le altre, voglio ricordare le seguenti misure cardine del decreto. Reintroduzione e maggior ammortamento per i beni strumentali nuovi. Un'agevolazione che consente di aumentare del 30% il costo di acquisizione ai fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L'aumento della deducibilità dell'IMU per le imprese, che riduce la pressione fiscale sulle imprese stesse, la deducibilità raggiungerà il 70% nel 2022 e arriverà al 100% nel 2023. Un intervento degno di nota è rappresentato anche dalla definizione della mini IRES. Infatti, al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, è stato semplificato il meccanismo di fruizione del beneficio attraverso l'applicazione di un'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti. A differenza della normativa attuale, che prevede una riduzione del 9% su specifici investimenti incrementali rispetto al passato, la modifica prevede una semplice riduzione di aliquota su utili non distribuiti nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, a esclusione delle banche, collegata al solo reimpiego degli utili stessi. Ugualmente importante è la previsione a regime, perché ora prevista per gli anni 2019 e 2020, della riduzione dei premi dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ossia i contributi INAIL. Riguardo agli investimenti pubblici, agiamo accelerando l'utilizzo delle risorse già stanziate su investimenti privati, rimuovendo i vincoli di carattere regolatorio, rimodulando gli stanziamenti e incentivando l'attività di ricerca pubblica e privata. L'obiettivo sul fronte degli investimenti pubblici è quello di rilanciare la spesa delle amministrazioni pubbliche, che da oltre 10 anni si è progressivamente ridotta. Per questo sono previsti interventi sulle procedure delle realizzazioni delle opere volte a utilizzare risorse già destinate e lo stanziamento a favore dei comuni di 500 milioni per piccoli investimenti di rapida esecuzione finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture, degli edifici e dell'efficientamento energetico. È molto importante per le nostre imprese l'articolo 7-ter per le piccole e medie imprese del settore edile, che prevede specifiche condizioni di accesso alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La crisi del settore edile ha ridotto il rating da parte delle banche per queste aziende, mettendole in difficoltà per l'accesso al credito. Una delle misure più importanti, quella del sisma bonus, per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese.
viene esteso nelle zone 2 e 3 di rischio sismico, mentre oggi è previsto solo per gli edifici di zona 1. Questo beneficio consente la detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell'85% in caso di passaggio di due classi del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare. Il decreto crescita favorisce una serie di sgravi e incentivi fiscali e di rilancio di investimenti privati, norme per la tutela del Made in Italy e altre misure per il sostegno della crescita. Tutte misure che sono state da sempre auspicate da questa maggioranza e che finalmente oggi si concretizzano. Il decreto rappresenta per noi un'opportunità di crescita e di rilancio dell'economia. In termini di crescita vorrei, Presidente, prima di concludere, ricordare la bella vittoria dell'assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano Cortina. Che è il risultato del grande lavoro fatto da chi a questo obiettivo ci ha sempre creduto. Le amministrazioni regionali di Veneto e Lombardia, guidate da Zaia e Fontana, hanno il giusto riconoscimento del grande lavoro svolto e per averci creduto fino in fondo. I complimenti anche ai due sindaci delle città, Ghedina e Sala, per aver condiviso sforzi e entusiasmo. Ma fondamentale è stato il contributo di Giancarlo Giorgetti nell'essere riuscito a coinvolgere il governo in questa meravigliosa avventura, che ha permesso di gridare alla vittoria a tutta l'Italia, che da questo evento può trovare lo spunto e l'entusiasmo per far ripartire tutto il Paese. Non posso che manifestare tutta la mia gioia per la grande opportunità che questo evento può dare al nostro Paese. Le manifestazioni sportive di respiro internazionale sono una possibilità di sviluppo e di crescita per il Paese, se pensate e pianificate come opportunità di costruzione e potenziamento di infrastrutture riimpiegabili e riqualificabili ad uso civile quotidiano. Ed è stata proprio questa la marcia in più che ha reso possibile la vittoria del nostro Paese. Dunque, non soltanto un evento che porta ancora una volta lustro e prestigio all'Italia, ma anche una possibilità di sviluppo di un piano sostenibile che accrescerà l'occupazione e i consumi, non soltanto fino alla realizzazione dell'evento, ma che poi lascerà i buoni frutti usufruibili e tangibili a tutti i cittadini. Concludo sottolineando l'attenzione che la Lega ha nei confronti dei cittadini e delle imprese, e questo provvedimento ne è la prova. Questo provvedimento ci permetterà di raggiungere l'obiettivo di andare incontro alle esigenze degli italiani e delle nostre imprese, nella speranza che si possa ricreare un rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini. Grazie, senatore Saviani. È iscritto a parlare.